Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro. A nome della Pontificia Università Antonianum e del suo rettore, professor Martín Carbajo, che non è potuto essere presente oggi per impegni già presi in precedenza, ho il piacere di dare il benvenuto alla giornalista e scrittrice Costanza Miriano. Detto tra parentesi, già ci ha regalato venerdì qualche oretta del suo tempo, quindi ringraziamo anche per eso, al giornalista Mario Adinolfi, al dottore Marco Scichitano, e a don Maurizio Bott. Benvenuti. Non li ho portati io, non. Per tutti noi è un onore accogliervi nella nostra casa universitaria. Come vedete è un po' piccola, quindi qualcuno deve salire in su. E in particolare questo benvenuto è perché si affronta un argomento molto importante, di peculiare rilevanza e complessità, quali i falsi miti del progresso. Per noi la vita universitaria non solo deve confrontarsi con elementi ormai consolidati dal passo del tempo, ma anzitutto mettersi in relazione con realtà che costituiscono il presente dell'uomo e della sua storia, in dialogo con esse, con una sana e responsabile critica, specialmente quando l'uomo nel suo presente è vittima di falsi valori, di una sbagliata concezione della vita oppure di una inadeguata concezione di progresso. D'altronde, il pensiero francescano non si è piegato su se stesso ignorando la o le società in cui era nato e neanche lo sviluppo dell'umanità nel corso dei secoli. La vita francescana e il suo pensiero, infatti, non hanno mai dubitato della sua missione di cercare l'uomo nella sua realtà, dialogando e confrontandosi con le culture, scoprendo e talvolta correggendo erronee concezioni della vita e della dignità della persona, suscitando nuove vie all'uomo inserito nella storia, nella ricerca della verità. La vita universitaria e la via francescana dunque non si oppongono a quella strada alla ricerca del progresso, tutt'altro lo favoriscono, ma richiamando sempre al lavoro sincero e responsabile, dove incontro nella diversità non diventa segno di opposizione, ma fonte di ricchezza e profondità nella ricerca stessa. Il progresso, infatti, non può sussistere se non c'è verità e umanità in dialogo, ma neppure dove l'unico orizzonte possibile si trova solo nell'uniformità. La diversità di persone, di idee, di culture, la diversità di domande, di visioni, di esigenze, sono un tesoro che garantisce un reale progresso, o meglio, un progresso fatto a misura dell'uomo. Ai nostri cari espositori, nuovamente, un grazie di cuore per la vostra presenza e a tutti voi, amici qui presenti, vi auguro una fruttifera serata. A tutti un sincero saluto di pace e di bene. Io sono convinta, Reggi, che un gruppo antiimperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere. Sono d'accordo. Francis?
punto di vista mente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo. Oh, donna. Oh, donna. Di approntare se stesso. Oh, se stessa. Oh, se stessa. Giusto. Grazie, fratello. Oh, sorella. Oh, sorella. Dove ero rimasto? Avevi finito. Per concludere, è un diritto naturale di ogni uomo. Oh, donna. Perché non la pianti con queste donne? Ci confondi le idee, basta. Perché le donne hanno il sacrosanto diritto di svolgere un ruolo nel movimento. Perché continui a tirare in ballo le donne? Voglio essere donna. Cosa? Voglio essere donna. E d'ora in poi, voglio che mi chiamiate Loretta. Come? È un mio diritto di uomo. Scusa, ma perché vuoi essere Loretta, Stan? Voglio avere dei bambini. Vuoi avere dei bambini? È un diritto di ogni uomo averne, se li vuole. Ma tu non puoi avere dei bambini. Oh, ma non mi opprimere, eh? Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero. Dove si dovrebbe sviluppare il feto? Lo vuoi tenere in un barattolo? Sentite, guardiamo in faccia la realtà. Supponiamo di stabilire che lui non possa avere bambini perché non ha l'utero, il che non è colpa di nessuno, semmai dei romani. Ma comunque il diritto di avere dei bambini ce l'ha. Concettualmente parlando, sì. Combatteremo gli oppressori per il tuo diritto ad avere bambini, fratella. Sorello, Loretta. Ma che senso ha? Cosa? Che senso ha combattere per il suo diritto ad avere bambini se non può avere bambini? Simbolicamente parlando, è la nostra lotta contro l'oppressione. Simbolicamente parlando, è la sua lotta contro la realtà. Questa sera ho avuto un attimo di shock perché vedendo questo film io pensavo tutto tranne che fosse un film del 1979. E allora mi sono aperte tante cose, ho cominciato a capire che effettivamente, chissà, oggi un film così già non avrebbero potuto più farlo, perché è troppo politicamente scorretto, è troppo urticante e fastidioso. Vorrei solo considerare con voi alcune battute di, prima di fare una presentazione a questo incontro. Perché vuoi essere Loretta? Voglio avere dei bambini, è un diritto di ogni uomo averne se li vuole. Il diritto dell'uomo cosciente, il volere qualche cosa come fonte della norma. Ma tu non puoi avere bambini. Uffa, non mi opprimere. Ecco, l'oppressione che deriva dal mettere davanti alle persone la verità, la realtà. Chiamare le cose col loro nome, questo è la prima cosa da risvegliare in tante persone, in noi, avere il coraggio, noi, di dire le cose come sono, chiamarle con il loro nome, sostenere il peso della verità, di qualsiasi verità da dire, per quanto faticosa essa sia. Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero, messo davanti alla realtà. Ecco, occorre considerare, ci sono delle persone che per ragionare, per valutare, per considerare, partono dalla realtà, dal reale, dal dato, da ciò che la realtà dice. Ci sono altre persone invece che non partono dalla realtà, ma dalle idee. E se la realtà non si piega alle loro idee, peggio per la realtà. È uno sforzo titanico, massiccio, di stravolgere le menti per poter andare addirittura contro la realtà, oppure falsificarla. Supponiamo di stabilire che lui non possa avere bambini perché non ha l'utero. Cioè, supponiamo, come se questo non fosse un dato di fatto, il che non è colpa di nessuno, semmai dei romani. Ecco, tutte le realtà che difendono la realtà fisica, concreta, di qualsiasi tipo, queste diventano automaticamente delle realtà nemiche. Comunque, il diritto di avere bambini ce l'ha. Combatteremo gli oppressori per il tuo diritto ad avere dei bambini. Che senso ha
Che senso ha? Queste sono le obiezioni della ragione, del buon senso, di una persona che parte dalla realtà. Che senso ha combattere per il suo diritto di avere dei bambini se non li può avere dei bambini? Che senso ha? Simbolicamente parlando, è la nostra lotta contro l'oppressione. Simbolicamente parlando, è la sua lotta contro la realtà. Questo è un punto assolutamente fondamentale. Che cosa ha portato noi qui questa sera? Che cosa ci ha portati qui? Innanzitutto è stato il senso di sconcerto, di disagio, di a volte proprio di impotenza, a volte anche un po' di rabbia, a volte un po' di qualcosa più di rabbia, ma non si può dire. Per fortuna che c'è Mario, spero che lui possa dirci qualche parola che io non posso dire, perché a me piace tanto. Io vorrei andare alla Zanzara, a me piacerebbe, però non posso, porca miseria. Vorrei tanto anch'io dire che questo modo di pensare mi fa cagare! Comunque, la loro... Siamo a volte un po' afferrati dal senso di impotenza, perché la potenza mediatica di film, telefilm, su internet, mezzi di comunicazione, telegiornali, è continua, tanto che veramente ti sembra di essere che l'unico che va controcorrente, ti sembra di essere un salmone anche negli ambienti, ti senti a disagio. Allora, vorrei cominciare con una frase, una piccola frase che non so quanti di voi hanno intercettato e che sicuramente è stata una frase che solo i più avveduti hanno colto, e questo ci fa notare anche la potenza. Su questo vorrei che veramente continuassimo a riflettere e conservassimo un senso e uno spirito critico. Occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia con un papà e una mamma, capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione affettiva, continuando a maturare nella relazione, nel confronto con ciò che è la mascolinità e la femminilità di un padre e di una madre, e così preparando la maturità affettiva. Vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di sperimentazione educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani non si può sperimentare. Non sono cavie da laboratorio. Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi dittature genocide del secolo XX non sono spariti. Conservano la loro attualità sotto versi diverse e proposte che, con pretesa di modernità, spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada dittatoriale del pensiero unico. Mi diceva poco più di una settimana fa un grande educatore: a volte non si sa se con questi progetti, riferendosi a progetti concreti di educazione, si mandi un bambino a scuola o in un campo di rieducazione. Queste parole sono di Papa Francesco dell'11 aprile 2014. Ma c'è poco da applaudire, secondo me, c'è molto da incavolarsi, secondo me, perché se queste stesse parole le avesse dette Papa Benedetto XVI, l'avrebbero distrutto. Ed è inaccettabile che noi supinamente accettiamo questo fatto, cioè il fatto misterioso per cui questo Papa che dice delle cose di questo tipo venga mediaticamente, diventi una specie di fantoccione che spostano e che sembra una persona. Perché? La domanda è: perché queste parole che sarebbero... Perché queste parole? Queste parole avrebbero potuto essere il titolo veramente al vetriolo di qualsiasi di Repubblica. E lo è stato? No. Perché? Le avrebbero scovate, le avesse detto qualcun altro. La domanda è: perché? E perché noi siamo dei
bamboccioni emotivi tante volte, che seguiamo le emozioni del momento e non ci lasciamo interrogare dal perché delle cose della realtà. Il parallelo che fa è terribile, cioè sta dicendo che c'è un regime nazista oggi. Questo sta dicendo, ha detto il Papa, un regime nazista in questo momento operante e attivo. Ci dice di aprire gli occhi, comunismo, nazismo, il regime totalitario c'è sempre, il tiranno è sempre lo stesso, Mordor c'è ed è sempre, Mordor c'è. E ci si sente soli, ci si sente controcorrente, perché quando c'è Mordor in azione anche i buoni si confondono, anche i popoli litigano tra di loro, anche uomini e donne di provenienze diverse. E c'è un mondo inconsapevole che sembra addormentato, ci sono dei mezzi uomini che vivono nella loro contea tranquilli, inconsapevoli di quello che sta accadendo a Mordor e in chi sta combattendo in prima battuta, in trincea a Mordor. E tante persone, non dico niente, perché hanno paura, una fottuta paura. Paura nei luoghi di lavoro, paura al bar, paura a parlare, paura a dire, paura di essere nelle cene di amici, meglio non parlarne, perché se no rischi di perdere un amico. Ma è un amico quello che rischi di perdere perché dici qualcosa in cui credi? Lo vuoi proprio tenere un amico così? Se non puoi dire la verità, è ancora un'amicizia quella? O è qualcosa di veramente inconsistente che non ha dignità di esistere? La gentilissima signorina Alessandra, che è quella che coordina tutto, qui è tutto veramente stata bravissima, ci ha chiesto giustamente... Ma nella voce organizzatori che cosa dobbiamo scrivere? Non sapevo. Cioè, lei voleva il nome di un'associazione. Allora io un po' di imbarazzo, eravamo con Guido, il marito costato, ho detto cosa le dico, eccetera. Poi oggi pomeriggio ho trovato cosa dirle. Io ho detto all'inizio, scriva i nostri nomi, perché non c'è un'associazione, non c'è nulla. Noi quattro siamo la parte visibile, siamo... di un gruppo di persone. Oggi ho chiamato e ho detto scriva Amici dell'Est. Scriva Amici dell'Est. È un gruppo di amici senza tessera. Sono amici di popoli diversi. Abbiamo un uomo pervicace, testardo, irriducibile, che ricorda il re Gimli dei nani. Al di là della... Una donna che ha qualcosa di elfico. La nostra bellissima e saggia e terribile regina Galadriel. È un uomo del regno dei uomini, perché lui, di noi quattro, io penso che sia quello veramente più in prima linea, un resistente che fa delle piccole incursioni segrete, il nostro Faramir. E per, diciamo, attribuzione da parte degli altri, e anche perché mi è stato detto più di una volta, perché quando la mattina delle 8 inizio la messa a volte, con la casula bianca e con i due chierici più bassi, ho detto, sembri Gandalf con due hobbit. Non poteva mancare lo stregone professionista. La nostra è un tentativo, perché l'amicizia è una parola grande, si vede negli anni e si vede se avremo voglia di dare la vita l'uno per l'altro, l'amicizia nel senso più profondo. Però è un inizio di amicizia tra diversi. Siamo diversissimi per storia, per provenienza, siamo diversissimi per sensibilità politica. E per stare assieme ognuno di noi rinuncia a qualcosa. E questo è un dato di fatto. Siamo un gruppo di persone a cui piace ridere, molto. Ci piace bere,
ci piace mangiare insieme. Ci piace fumare la pipa, ci piace stare insieme per una missione assolutamente impossibile. Il piacere di avere una taverna nostra e un oste per amico, perché le cose belle non possono nascere se non c'è una taverna e se non c'è un oste, mi sembra di poter dire, perché senza il vino non funziona. Siamo senza armi e siamo senza potere. Assolutamente senza potere, non abbiamo televisioni, non abbiamo soldi, ci hanno regalato questa serata in un modo incredibile, per merito, ci hanno regalato questa serata, però amici, con simpatia e usando la ragione, nel senso che credo che questo sia l'unico modo di affrontare questa cosa, con l'amicizia, nel senso più alto che si possa immaginare, cioè proprio l'amicizia, con la simpatia, perché con le facce inaccidite, livorose, con non si va da nessuna parte, bisogna la simpatia, l'arguzia, l'intelligenza e soprattutto con la ragione. Noi con la ragione vogliamo dire di no a un'antropologia che è inconciliabile con un'antropologia, cioè una visione dell'uomo che parte dalla realtà. L'antropologia, cioè chi è l'uomo? Bisogna partire dalla realtà o dai desideri? Per noi occorre partire dalla realtà, quello che dice la realtà, e partire dai desideri è sempre fallimentare e sbagliato. Qualcuno potrebbe dire, da dove cominciamo? Perché vorremmo questa sera fare una concatenazione, mostrare con la ragione, solo con la ragione, che tutti i temi etici sono in realtà profondamente collegati, perché qualcuno potrebbe dire, ma che legame c'è tra l'eutanasia, l'aborto, il gender, che legame c'è tra la fecondazione artificiale, qual è il legame che c'è tra tutte queste, non sono forse per caso, non te l'hanno detto, non ti hanno criticato dicendoti che sono, che fai un pastrocchio, un guazzabuglio, che la butti in caciara, perché noi questa sera vorremmo semplicemente mostrare come sono concatenate dal punto di vista logico. E da dove partiamo? Qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è la teoria del gender. Questo è il punto di partenza. Alcuni non sanno cosa dice la teoria del gender. Io ho dovuto un pochettino, ma non è che voglio semplificare al massimo, massimo, massimo. La differenza tra maschio e femmina è innata, è biologica? La differenza tra maschio e femmina è innata, è biologica oppure è culturale? Cioè noi siamo delle robe praticamente neutre e poi è l'educazione, la cultura che ci trasforma in maschi e femmine. La forma, l'antropologia tradizionale, partendo dalla realtà, dice che maschi e femmine sono la differenza più grande che ci sia, come diceva Gaber, il grande Gaber. Sono due mondi e da questo incontro con questi due mondi nasce la fecondità. C'è un'altra visione della realtà, un'altra ideologia che parte dai desideri dell'uomo, che dice che invece maschio e femmina è un problema tipicamente culturale, cioè in realtà se tu cambi la cultura, l'educazione, la formazione, eccetera, arrivi alla assoluta eguaglianza, non di dignità, perché questa la riconosciamo anche noi, ma l'uguaglianza tra maschio e femmina, perché sostanzialmente non ci sono differenze. Uno potrebbe dire, che problema c'è? Beh, il problema c'è, perché magari il problema non è per noi, ma i problemi sono per i bambini. Perché per un bambino, se tu gli fai un lavaggio del cervello, gli fotti la testa con una serie di confusioni, come sta già avvenendo, come si sta già tentando di fare, come si fa in certi paesi pseudo evoluti, e che il Signore protegga l'Italia, veramente, lo dico proprio da sacerdote, che protegga l'Italia, che la benedica questa nazione meravigliosa, che noi siamo il centro della cultura europea, non la Svezia, la Finlandia o la Norvegia, veramente, ricordiamocelo. Andiamo... Noi abbiamo a cuore l'educazione dei bambini nelle scuole
E allora vorrei partire con un video. Andiamo per ordine e raccontiamo un paradosso, il paradosso norvegese. La Norvegia è il paese che ha è il paese che è stato premiato nel 2008 con il più alto livello di parità di genere. Cioè, dal punto di vista di leggi, di cultura, di educazione, c'è una assoluta parità confermata, proprio dichiarata, tra maschio e femmina. Cioè, ognuno può fare quello che vuole. E lo stupore, il paradosso, è che succede qualcosa che lascia un po' stupiti tutti. Allora, vediamo questo primo video. I 2008 ble Norge kåret til verdens mest likestilte land. Norske kvinner har gått fra å være hjemmeværende husmødre til å bli lærere, leger, advokater. Men det noe som skurrer i likestillingslandet Norge. Det noe som ikke henger på greip. Jeg har nemlig trodd at vi i Norge nå kommet så langt at alle kan gjøre hva de vil, og at det derfor damer og menn i alle yrker. Men sånn det ikke. Hvor mange prosent kvinnelige ingeniører tror du her i bedriften? 10%. Det nok stort sett menn som ingeniører, ja. Tror du det kommer til å bli 50-50 noen gang? Det tviler jeg på. Hvorfor tror du det? Det med bygging, det fremdeles en mannegreie. Hva ligger det i det at det en mannegreie? Litt sånn der, det blir møkket, det å bygge og rive og støke. Hei! Det ingen menn her? Nei. Ingen menn? Hvis ikke du definerer deg selv som mann, da. Nei, det finnes jo noen mannlige sykepleiere, men de ikke her. Nei, ikke nå. Vi har hatt før. Det blir veldig kort, av en eller annen grunn. Regjeringsrapporten Kjønn og lønn slår fast at nesten 90% av alle sykepleiere i Norge fortsatt kvinner, mens bare ca. 10% av ingeniørene det. Og sånn har det vært helt siden 80-tallet. Regjeringen konkluderer derfor med at kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet i Norge forbløffende stabil. Og dette kalles det norske likestillingsparadokset. Myndighetene har i flere år forsøkt å rekruttere mannlige sykepleiere og kvinnelige ingeniører. Kristin Mile har jobbet som likestillingsombud, og hun har opplevd at disse tiltakene egentlig ikke har forandret så mye. Du får en sånn kanskje ett års eller to års effekt, og så dabber det liksom av. Diskriminering som sånn? Nei, det tror jeg ikke så mye av. Tidligere barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt kan avkrefte at dette handler om at jentene dårligere naturfag. Jentene gjør det bedre enn gutter i alle fag unntatt gym. Så hvorfor det så få damer som vil jobbe med ingeniørfag og teknikk? Virker kjedelig. Men vil også jobbe med sånn datating og lage sånne systemer. Det en faglig utfordring det også. Ja, men det ikke så spennende som å møte mennesker i hverdagen og prate. Nei, jeg synes ikke det. Ja, hvorfor jenter i vårt likestilte land så lite interessert i å studere tekniske ting? Det kvinnens jobb å ta vare på barna fra gammelt av. Gammel skikk? Ja. Samfunnet og kulturens påvirkning den ene forklaringen folk har på hvorfor det sånn. Andre tror det handler om noe enda mer grunnleggende. Jeg tror egentlig ligger litt i genene, jeg tror. Du tror jenter og gutter født forskjellige? Ja, ganske sikker på det. Jeg tror det kjønnsforskjeller også. Jeg tror at det vi kan ønske at vi skal være veldig like, men vi ikke mer like enn det vi er. Det i oss. Detektivarbeidet fører meg videre til kjønnsforsker Jørgen Lorentzen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Når man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner ulike, ja. Hva tenker du da? Da tenker jeg at det gammeldags forskning. Mesteparten av den type forskning også tilbakevist i senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger om at hjernen skrudd sammen på forskjellige måter. Og forskjellen mellom gutter og jenter egentlig bare kjønnsorganene? Nei, altså bryster og hår og høyde og muskelmasse og en del andre ting. Ikke sant? Men alt utenom det da, ingen forskjell. Følelser? Emosjonalitet, ja. Følelser, interesser. Intelligens, altså kapasitet. Likt. Ja, i utgangspunktet likt, ja. Terer gutter og jenter systematisk forskjellig fra dag 1. Så en sånn undersøkelse, ikke sant, hvor det går inn i et rom. Du har tatt på jenta blått og gutten rosa, og da går man bort til jenta og sier «Nå er du så søt til deg», og så går man bort til... Hva gjør man da?
ut fra fargen. De fleste føler jo at de behandler jenter og gutter ganske likt. Ja, de fleste føler jo sånn, men så det jeg prøver å si er at uten at ting blir sagt direkte, så kan det jo være sånn at man allikevel forventer forskjellige ting av jenter og gutter, og behandler de da deretter også. Uten at man tenker over det, det bare ting som skjer umerkelig da. Hva med den? Jenteting. Hva med den? Jenteting. Den fin? Ja. Hva han som sa det gøy å leke med? Ball og bil. Ball og bil. Allora, questa differenza tra maschio e femmina non è che abbiamo svelato niente, è una differenza innata, è biologica, è dentro il cervello da qualche parte, nel corpo, oppure è qualcosa di culturale, come affermavano gli scienziati del gender. Io a questo punto lascio per la parola a una cara amica, a Costanza, che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni con i suoi libri, Sposatissi sottomessa, Sposala e muori per lei, e adesso il suo nuovo libro, cioè, ne hai uno qua. Questo è il suo nuovo libro, Obbedire meglio le regole della compagnia dell'agnello. E a lei chiedo di raccontarmi e di raccontarci, in base a un'esperienza che non è, per me basterebbe, ma non è solo l'esperienza di una madre, moglie con quattro figli, è l'esperienza di una donna che, a differenza di altre, ha ascoltato centinaia, ormai migliaia di donne, di uomini, ha parlato, ascoltato, ha lavorato, lavora in un luogo che comunque la porta a incontrare tanto, sentire tantissime opinioni. E quindi ci interessa a sapere cosa conclude lei su questa differenza. Questa differenza è biologica o è una differenza culturale? Come vuoi, come ti senti a tuo agio? Allora, come l'ultima volta mi hanno detto che sono stata un po' massaia, troppo massaia, che ho parlato solo dei miei figli, come finirò per fare anche oggi, e di mio marito. Allora ho cercato l'analisi che ho trovato più profonda e più intelligente su questo, di un giovane collaboratore del nostro blog, che ha detto questo farà strada, infatti dopo è diventato papa, perché Josef Ratzinger, che nel 2004 ha evidenziato come su questo tema maschio e femmina, il cronome, la cosa più, cioè ci sono due tendenze, una è di esasperare l'aspetto, diciamo, le condizioni di subordinazione delle donne, quindi pompare moltissimo, non che non ci siano però, e evidenziare moltissimo i fenomeni di femminicidio, violenze, e poi pompare le polemiche sulle quote rosa, le donne sottopagate, eccetera, per suscitare contestazione. E la seconda è cancellare la differenza sposando la teoria del genere. E per rispondere alla domanda di padre Maurizio, ovviamente noi pensiamo che io ho due maschi e due femmine, per dire, e praticamente istantaneamente la camera delle femmine si è dipinta da sola di rosa, si è riempita di vestiti da principessa, Barbie, anche se noi abbiamo avuto prima i maschi, abbiamo provato a riciclare i giochi dei maschi con le femmine, ma li hanno schifati, hanno preteso, ancora prima di parlare, hanno chiesto bambole, cose da super femmine, eccetera. E, è evidentissimo che è una differenza proprio innata, e io credo che questa analisi di Ratzinger, che è molto interessante dal punto di vista antropologico, però io penso che sia più interessante per me, per la massaia che in me, vedere quali sono gli effetti sul quotidiano, no, di questo negare la differenza.
Cioè, innanzitutto nella vita della coppia e poi anche sul piano educativo e poi anche insomma, su quello del lavoro femminile. Negare la differenza significa andare incontro a un sacco di sofferenza, cioè non capire che maschi e femmine sono diversi e che parlano anche delle lingue diverse. Noi, cioè già credo all'asilo, per esempio, io incito le mie figlie a fare, ogni tanto fate un po' a botte, dico per favore risolvetela, date un pugno, un calcio, perché le femmine tornano a casa con degli psicodrammi tremendi solo perché un'amichetta ha detto che la mia maglietta è brutta e allora forse non mi vuole più bene, non sono più sua amica, delle cose, mentre i maschi ero abituata che facevano sanamente a botte sul piazzale davanti alla scuola e dopo 10 secondi ricominciavano tranquillamente a giocare, che magari un po' sanguinanti, però era molto più rilassante. E poi no, anche noi da adolescenti, insomma, abbiamo sicuramente tutte noi ragazze abbiamo fatto fatica, no, a capire il linguaggio dei maschi, che quando lui ti diceva forse voglio stare solo, tu dicevi forse mi ama troppo, ha paura. Ha paura di soffrire, no? Tutte queste interpretazioni ore e ore al telefono con le amiche, invece lui voglio stare solo, intendeva proprio voglio stare solo, cioè non ti voglio più vedere, no? E questo io diciamo che anche poi nella vita matrimoniale ho fatto insomma un po' questa fatica di traduzione, no? Perché io penso sempre a quello che intende mio marito quando insomma dice per esempio c'ho sonno, io dico ecco siamo in crisi, è entrata, è arrivata la crisi, oppure lo vedo che sta in silenzio e fissa il muro e penso che sicuramente c'è qualcosa che mi nasconde, non lo so, sta pensando, parliamo della nostra relazione, credo che sia la frase più minacciosa per lui, parliamo di noi due, penso che sia la cosa più terribile che gli possa dire, invece lui dice guarda che io quando fisso il muro, cioè proprio non penso a niente, non è che, cioè io fisso veramente il muro, non è che sto pensando di lasciarti perché cioè proprio non penso. Oppure l'altra differenza è che quando un marito torna a casa e chiede sfrecciando per il corridoio come va e poi scompare, lui così intende, come va era un saluto generico, invece noi tre femmine di casa lo assaliamo perché ci ha chiesto come va e quindi adesso siamo intenzionate a raccontare esattamente come va, magari neanche da oggi, perché magari uno fa anche un bilancio dalla terza media, aiuti. Ecco, questa per esempio, lui ha detto, cioè mi ha spiegato varie volte, dopo circa 10 anni di matrimonio ho capito che come va è quasi un'interlocuzione, quasi, e quindi ho capito. L'altra cosa che ho capito è che quando una donna si lamenta, noi non parliamo per comunicare, cioè noi parliamo per esprimere noi stesse, per dare, insomma, no? Quindi quando ci lamentiamo in realtà non vogliamo una soluzione, ma vogliamo che qualcuno ci dica quanto siamo state eroiche a fare tutte queste cose durante la giornata e anche dei complimenti anche un po' a caso, tipo, insomma, come dico sempre, sei bellissima così a caso, mentre tu dici tutte le cose che hai fatto, vorresti che lui dicesse certo, sei proprio bellissima, veramente sei eroica. E invece mio marito mi dice sempre, ma perché non hai lasciato la macchina? Perché hai preso la macchina? Te l'ho detto che c'era traffico. No, io volevo che mi dicesse che sono magra, no? Che ne so. E quindi, siccome questo ormai l'ho capito, che davvero cioè una donna che si lamenta lo fa per esprimere se stessa, perché vuole questo sguardo, un teologo dice che è la nostalgia che la donna ha dello sguardo di Dio che si è posato su di lei al momento della creazione. Invece l'uomo che sente una lamentela cerca una soluzione pratica perché è abituato a...
Io ormai so che certe lamentele le faccio con le amiche, alcune sono anche qui presenti, no? E quindi c'ho anche delle amiche, alcune invece sono lontane, anche senza vedermi al telefono mi dicono: oggi sei proprio tonica, ti sento dalla voce che sei proprio in forma, no? Perché noi, appunto, noi donne usiamo la lingua veramente in un altro modo. Padre Emidio dice che la donna parla il cantonese, che è una lingua nella quale non conta solo il significato delle parole, ma anche il tono. E quindi è un linguaggio emotivo, analogico, simbolico, intuitivo. E quindi, per esempio, noi vorremmo essere indovinate, vorremmo che lui capisse senza che noi dicessimo, oppure che noi, quando una donna dice non importa che tu venga, intende vieni lo stesso, anche se, anche se non hai voglia, però lo so che lo farai, anche io non te lo chiedo, ma tu capirai, no? Quando lui non viene, lui, ma perché non sei venuto? Ah, ma hai detto tu di non venire. Quindi, vabbè, io ormai, diciamo che ormai, insomma, abbiamo un po' capito, ci traduciamo a vicenda, io a volte chiedo anche, e a volte mio marito si sforza di capire quello che non dico, ma insomma è un po'... Lui dice che le parole sono sopravvalutate, che gli striscioni, anche le magliette tipo Totti, che le cose che uno alza senza parlare troppo, no? Si lascia dei messaggi, però in realtà tutta la comunicazione che attraverso i film, i libri, insomma tutto quello che ci viene detto invece è, vuole che l'uomo e la donna siano uguali, questa pretesa di simbiosi in realtà è destinata a farci soffrire, poi a volte ci si può ridere, però a volte in realtà diventa anche una, insomma, fonte di sofferenza, perché se noi pretendiamo che l'uomo e anche l'uomo se pretende che la donna appunto sia, che non si lamenti, che sia pratica, che non sollevi questioni inutili, che non sia pesante, come fare delle volte noi siamo come una che si tuffa in piscina col cappotto, mi rendo conto, cioè che delle volte proprio poi la donna è ciclica, ogni mese rimette in discussione le sue conquiste e quindi questa pretesa di uguaglianza in realtà è fonte di grande sofferenza a volte, no? E credo che insomma tutta questa propaganda, per esempio, secondo me una delle più grandi differenze è rispetto alla questione della scuola, che a parte, non so, i vostri mariti, e mio marito ogni tanto quando dico di andare a prendere un figlio, sì, ma ti ricordi? Sì sì, mi ricordo, ma mi raccomando, dopo un po' mi telefona, ma che classe fa Bernardo? No, perché si è ricordato il nome del figlio, però non esattamente la scuola. Non riconosce le maestre, io gli dico sempre, quelle dalla quinta di Reggiseno in poi si ricorda i nomi, però. E poi, vabbè, un'altra cosa, per esempio, non credo che esista un solo uomo al mondo che organizza il regalo di classe per le maestre, cioè non mi dite che... Io non ne ho mai visto nessuno, qualcuno rappresentante di classe, sì, ma il regalo alle maestre... Un'altra differenza è l'unità di tempo che intercorre tra quando una donna dice io vado a letto e il momento in cui arriva a dormire, un uomo che dice io vado a letto dopo 15 secondi russa, la donna deve fare il giro delle stanze, raccogliere calzini, lattine, controllare gli zaini, preparare le merende, le bollette del giorno dopo, eccetera. Tutto questo significa che noi in realtà abbiamo anche un diverso rapporto con lo spazio, con l'ordine, per esempio, abbiamo bisogno di avere il controllo del territorio, dell'ordine, dello spazio, della casa, e però questo dobbiamo accoglierlo come una differenza proprio sostanziale, ontologica tra maschio e femmina. Non possiamo pretendere l'uomo che raccoglie sempre i calzini, insomma ogni tanto può anche succedere, non è che ci offendiamo, però cioè, non si può pretendere dall'altro che sia uguale a noi, perché in realtà il calzino è un problema nostro, cioè a me che dà fastidio, io delle volte dico ma come fai, guardi la televisione col calzino davanti, come fai a guardarla? Ma benissimo, guarda, è facilissimo, sto seduto proprio, no. E invece a noi ci disturba, però cioè è una pretesa nostra, quindi ognuno deve fare la propria parte in casa. Dove invece
qui ci si può scherzare, insomma, e si può fare il lavoro, secondo me, di venirsi incontro, di capire le differenze, di capire che questa differenza è un segnaposto, come dice il cardinale Scola, del totalmente altro. Quindi questa nostalgia della simbiosi che uomo e donna hanno l'uno nei confronti dell'altra, alla fine è una nostalgia di Dio, di quella simbiosi che solo in un rapporto, insomma, con Dio può essere soddisfatta. E che in questa dinamica maschile femminile c'è un mistero grandissimo, no? Della donna che richiama lo Spirito Santo e l'uomo che è figura di Cristo. Insomma, c'è un mistero bellissimo che va esplorato. C'è invece un settore nel quale proprio mi arrabbio tantissimo, che è il discorso del lavoro. Cioè, quando si pretende che uomini e donne siano uguali anche nel mondo del lavoro, lì veramente non è un discorso teologico, è proprio un fatto proprio pratico di non penetrabilità del tempo e dello spazio. Cioè, non si può pretendere che una donna che lavora, una mamma che lavora, o che una donna che desidera essere mamma, non si può pretendere che lavori come un uomo. Cioè, noi donne dobbiamo pretendere, non le quote rosa, che sono una fregatura tremenda per noi, cioè sono un chiedere di entrare in un mondo del lavoro che è tutto maschile, che ha delle regole maschili, che non tiene assolutamente conto né delle esigenze né delle capacità che una donna, soprattutto se madre, soprattutto se multimadre, comincia ad avere, no? la capacità di fare più cose insieme, di farle velocemente, di tagliare i tempi morti. Cioè, in realtà alle donne è permesso di entrare nel mondo del lavoro a patto che lasciano i figli abbandonati in appalto, cioè non è proprio tenuta in considerazione questa cosa. A me una volta mi hanno invitato Confindustria a un convegno contro le discriminazioni di genere. Io sono andata, però ho detto: guardate che io sono contro la parola genere e a favore delle discriminazioni, perché io voglio essere, cioè io voglio essere trattata diversamente. Io pretendo che se a 4 mesi, come ho dovuto fare purtroppo con i primi 2 figli, sono stata costretta a lasciarli perché ero precaria e non mi avrebbero rinnovato il contratto, e sono andata a lavorare piangendo, tornavo piangendo, piangevo io, piangeva il figlio, grondava il latte, andavo a parlare con i direttori, con i golfini davanti perché non si vedesse che avevo il latte che scendeva da solo. E questo, cioè, non è per niente minimamente contemplato da nessun tipo di legge. Cioè, se vuoi tu puoi lavorare, però, cioè, sono fatti tuoi, il figlio è un problema tuo. E io credo che questo sia veramente un falso mito di progresso, cioè che le donne sono indipendenti dalla famiglia ma dipendono da un datore di lavoro. Cioè, almeno il marito e i figli ti vogliono bene, il datore di lavoro no, cioè ti vuole 8 ore al giorno. Com'è possibile che una madre stia lontana da un neonato di 4 mesi 8 ore più il tempo che serve per andare e tornare, 10 ore al giorno, non fai la madre, cioè è una bugia. Eppure questo non è. E quando le donne scendono in piazza, quote rosa, se non ora quando, chiedono sempre gli asili nido, che secondo me sono una violenza sull'infanzia, perché lasciare un bambino... Cioè, lasciare un bambino all'asilo a 4 mesi tra le braccia di un'altra e magari lavorare per pagare quell'altra, perché fra l'altro non c'è, cioè, sono molto pochi gli aiuti alle famiglie. E velocissimamente volevo anche appunto parlare di questi aiuti alle famiglie che mancano totalmente, ma anzi sono, quando le coppie di fatto chiedono gli stessi diritti delle famiglie, io dico: ma ben vengano, cioè venite pure nel nostro gruppo, perché noi ne abbiamo di meno di diritti. Io e mio marito ci siamo sposati prima solo in chiesa perché io ero precaria, cioè più che precaria, ero al primissimo contratto, sono stata precaria per 13 anni e siccome lavoravamo tutte e due in Rai, io non potevo sposare un dipendente, cioè amante sì, però sposata no, quindi... E quindi ci siamo sposati solo in chiesa, chiedendo al vescovo una dispensa dagli effetti civili, non sapendo che avevamo fatto una scelta furbissima, perché non volendo, perché abbiamo avuto gli assegni familiari, posti agli asili nido,
tutto come se io fossi una povera ragazza madre, pur dichiarando tutta la verità, cioè che i figli erano nostri, conviventi, 50% ai fini fiscali, tutto in regola, però io abbiamo avuto degli aiuti, non altissimi, però degli aiuti. Quando poi sono stata finalmente assunta per mantenere la parola data al vescovo, non so se abbiamo fatto bene, comunque ci siamo sposati anche civilmente e abbiamo perso gli assegni familiari, perché si sommano i redditi e quindi si perdono e anche i posti all'asilo. Per fortuna i bambini erano cresciuti, però avremmo perso anche i posti all'asilo. E questa cosa non, cioè, non passa, perché invece passa quando sono stata investita da una macchina correndo astutamente, mi sono lanciata in mezzo alla strada e mi ha investito una macchina, mi sono risvegliata all'ospedale e mio marito è venuto a trovarmi. Non è che gli hanno chiesto il certificato di matrimonio, io ero una coppia di fatto, quindi quando quelli vanno in televisione a protestare, mio marito, cioè il mio compagno non può venirmi a trovare all'ospedale, è una balla, cioè non è vero niente, cioè, mio marito è venuto, nessuno gli ha chiesto nessun certificato, quindi tutta questa polemica sulle, appunto, sulle le famiglie privilegiate, non è vero niente. Ecco, anche questo secondo me è un falso mito contro il quale combattere. Questa cosa degli assegni e degli aiuti alle famiglie ho provato a dirla a vari ministri quando lavoravo al telegiornale e mi è capitato di intervistarli e cadevano sempre un po' dalle nuvole, cioè questa cosa non, forse non la sapevano, non è chiara. Comunque si chiamano familiari, ma non è vero. Allora passiamo dall'esperienza, un'esperienza però approfondita, ramificata e diffusa, passiamo a porci una domanda, andiamo avanti a guardare un secondo video e chiediamoci, ma la scienza che dice, perché qua c'è un problema fondamentale, quando si parla e si discute e soprattutto quando si assiste a un programma televisivo, ormai sembra che la teoria di genere sia la scienza, cioè la scienza dice, la scienza afferma, chi contrasta la teoria di genere, chi contrasta il gender è un mentecatto, è uno che va contro la scienza, è uno un medievale che lo fa in base a delle convinzioni puramente religiose da talebano. Questo è il punto. Ma è così? Cioè, secondo voi è veramente così? Perché bisogna essere anche preparati, questo è fondamentale. È importante la simpatia, ma è importante anche la ragione. È importante avere delle risposte, avere degli argomenti. E come ci dirà poi Mario, avere i numeri, perché i numeri non ingannano mai. I numeri parlano da soli. Con i numeri, con le proporzioni, ma questo richiede una preparazione. Vediamo allora la domanda che... L'anello successivo è, ma la scienza che dice, cioè, c'è solo la teoria del gender? Ja, det är klart, kvinnor och män kan göra vad som helst, hvis de verkligen vill. Men finns det någon kulturer hvor kvinnor har mest lyst til å jobbe med tekniske ting och män mest lyst til å jobbe med mennesker? Ingen har klart å sammenligne absolutt alle kulturer, men psykologiprofessor Richard Lippa har i samarbeid med BBC gjennomført en enorm spørreundersøkelse på internett. Har Lippa fått svar fra over 200 000 kvinner og menn i 53 forskjellige land, europeiske, nord- og søramerikanske, afrikanske og asiatiske land. I alle disse landene ble menn og kvinner spurt om hva de har lyst til å jobbe med, og hva fant han? There's a big difference. Men are much more interested in the thing-oriented occupations, things like being an engineer or mechanic. Women, relatively, are much more interested in the people-oriented occupations. Could the reason for this pattern be that women all over the world are, you know, they are encouraged to, you know, you're a woman, mm-hmm. you know, to communicate, to talk, to be social? Well, it's possible, and certainly there's some truth to that, but you would expect it to change somewhat across countries if cultures were a big influence on this. It was absolutely consistent across the 53 nations. In other words, that was every bit as strong in Norway
as it was in Saudi Arabia or Pakistan or India or Singapore or Malaysia. It was just... Det er Harald Eia. Ja, det stemmer det. Velkommen til Barnesykehetsseksjon, Rikshospitalet. Trond Diseth avdelingsoverlege og professor ved Barneklinikken Rikshospitalet og jobber med barn som født med misdannede kjønnsorganer. Og som et ledd I å kunne fastslå om barnet en gutt eller en jente, bruker Diseth en leketest. Å observere barn I berøring av leken. Og det vi da ser klare forskjeller mellom friske gutter og jenter fra 9 måneders alder og oppover. I forhold til at gutter velger maskuline leker, jenter velger feminine leker. At gutter vil ha gutteleker og jenter jenteleker I 9 måneders alder kan jo komme at de allerede påvirket av kjønnsroller. Men disse tror ikke det. Barn født med en klar biologisk disposisjon I forhold til kjønnsidentitet og kjønnsrolleadferd. Og så vil miljøet, kulturen, verdiene, forventningene rundt oss forsterke eller moderere det. Jeg finner frem mobilen min for å vise Diseth noen klipp fra intervjuet med Jørgen Lorentzen. Når man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner ulike, ja. Hva tenker du da? Da tenker jeg at det gammeldags forskning. Mesteparten av disse, den type forskning også tilbakevist I senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger om at hjernen skrudd sammen på forskjellige måter. Ja, han sier at det gammeldags. Mm. Du driver litt med gammeldags forskning. Mm. Ja, jeg hører han sier det, og det vil jeg sterkt tilbakevise, for jeg sitter da med en haug med studier og publikasjoner av helt ny dato fra inneværende år til og med, og fra 2008, 2007, 2006, som har et helt annet og klart budskap. Så det ikke gammeldags forskning, det forskning som helt I forskningsfronten I dag. Men går det an å finne noen kjønnsforskjeller enda tidligere? Simon Baron-Cohen britisk professor I psykiatri, og han har gjort noen banebrytende eksperimenter på nyfødte barn. Og for å snakke med ham, må jeg dra dit mor og far ikke hadde råd til å sende meg for å studere, til Cambridge og det legendariske og erverdige Trinity College. We looked at babies who were one day old, and again we presented them either with a mechanical object or a face to look at. And filmed how long does the baby look at each of these two objects. And we find that more boys look longer at the mechanical object, and more girls look longer at the face, even on the first day of life. So this is before toys have been introduced or various cultural biases or prejudices have been introduced. Baron Cohen's funn tyder på at disse interesseforskjellene må ha oppstått før barna ble født, I fosterlivet. What we know is that boys and girls are producing different amounts of hormones, but particularly testosterone, that boys are producing twice as much testosterone as girls. And this hormone, testosterone, influences the way the brain develops. Capite che questo è un passaggio fondamentale, questo è un passaggio molto importante, perché quando in una conversazione con qualcuno si afferma che stiamo parlando di scienza con la teoria del gender, si può dire no. È una teoria, un'ipotesi, ma ci sono altri scienziati accreditati di valore che dicono altro. Ma la domanda è, io non posso sapere questo, lascio allora la parola a Marco Scichitano. Marco Scichitano ha scritto questo bellissimo libro con il professor Tonino Cantelmi, Educare al femminile e al maschile. E allora, per andare avanti nel nostro ragionamento, perché il punto di partenza fondamentale è proprio questa differenza maschile-femminile, poi vedremo perché, continuando il nostro ragionamento, se questa differenza maschile e femminile è innata, se è biologica o se è culturale,
E quindi la scienza che dice, anche per sentire che cosa lui pensa di questi scienziati, professori, cosa ci può dire di loro. Allora la parola a Marco. Bene. Mi trovo un po' male con questa luce sparata, perché di solito mi piace vedere le facce. Allora, rispetto alle persone che hanno parlato in questo video, io prima di cominciare a studiare differenze biologiche, prima di fare lo psicoterapeuta, ho lavorato nell'autismo e Simon Baron Cohen, che è quello che parla con la voce così, testosterone, lui è uno dei più grandi ricercatori nel campo dell'autismo. Cioè, quindi, questo che vuol dire che, a livello internazionale, questo vuol dire che le sue scoperte non sono assolutamente passibili di accusa di partire con un preconcetto. Cioè lui stava studiando le radici dell'autismo, cioè che cosa si può dire dal punto di vista biologico, se è innato o non è innato. E si è avvicinato a questo campo, vedendo quali sono, perché l'autismo è una sindrome che include le difficoltà in ambito socio-relazionale, no? Che sono un grandissimo discrimine tra le propensioni maschili e femminili. Lui, studiando l'autismo, è arrivato a capire questa cosa. Quindi non era un interesse iniziale, non doveva dimostrare nulla e niente a nessuno. Lui ha semplicemente studiato un qualcosa che fa parte dell'essere umano, cioè le competenze sociali, relazionali, sono innate o no? E già questo vuol dire tanto. Poi il Trinity College, lo sapete, insomma, è uno degli istituti più autorevoli al mondo, no? E lui ha fatto studi ormonali e anche di neuroimaging, cioè di vedere come funzionano le attivazioni cerebrali, mentre invece Lippa ha fatto, Richard Lippa, quello lì americano, ha fatto uno studio interculturale, il più ampio che c'è, con 53-57 culture, che è uno sforzo enorme, c'è un campione di 200.000 persone, è un campione gigantesco. E io ho visto tutto questo video, in questo video c'è anche un'altra scienziata molto quotata, che si chiama Ann Campbell, che è in realtà una femminista, diciamo, è una che ha studiato per 30 anni l'aggressività, no? Partendo dall'idea che l'aggressività è la base della competitività e che le donne forse non riescono a fermarsi nelle società maschili perché lacunose rispetto all'aggressività, lei si è impegnata a studiare, ok, vediamo come funziona l'aggressività, cerchiamo di capire dov'è che manca, così cambiamo a livello culturale e immettiamo, no, un'iniezione di testosterone e le donne riescono pure loro a essere più competitive. E lei dice che l'aggressività si manifesta alla fine dei suoi studi, si manifesta in maniera completamente diversa tra maschi e femmine. E questa è una ricerca, lei invece è una psicologa evoluzionista, quindi abbiamo uno che fa studi interculturali, uno che fa studi ormonali e neuroimaging, un'altra che fa studi di ricerca, quindi di campionamento, e poi con ipotesi della psicologia evoluzionista. Scusate se vi dico certe cose, però insomma, per darvi l'idea che comunque è un approccio, anche nella psicologia ci sono tanti tipi di modi di fare ricerca. E su tutti questi ambiti la risposta è sempre la stessa. Esiste una differenza irriducibile e innata tra maschi e femmine. A me una cosa che, sentendo parlare Costanza, io avrei potuto, facevo una specie di gioco, ogni cosa che lei diceva mi sforzavo di cercare di capire se poteva esserci una base neurobiologica rispetto alle affermazioni che faceva, che erano tutte dal punto di vista esperienziale e che penso tutte vere. Anzitutto voglio, per il bene di Guido, dire che l'area preottica mediale, questa è la zona per la giunzione temporoparietale, è quella che cerca la soluzione. Questo hub cerebrale della empatia cognitiva raduna le risorse per risolvere problemi angoscianti mentre valuta le opinioni delle persone e della gente coinvolta. Durante gli scambi emotivi interpersonali è più attiva nel cervello maschile, entra in funzione più in fretta e corre verso una rapida soluzione. Questa è la base neurobiologica delle capacità del marito di Costanza. Ecco.
E la cosa importante è che... Ah, vabbè, quella non lo so, bisognerà stimolarla. Allora, la cosa è che dietro praticamente tutti quelli che vengono normalmente definiti stereotipi, a volte ci può essere in realtà una base neurobiologica. Su questo una piccolissima distinzione, cioè che lo stereotipo, quando è rigido, non funziona. Okay? Se io mi faccio un'idea di una cosa, se assumo quest'idea come vera, e poi quando incontro una persona gliela applico in maniera rigida, lo stereotipo è qualcosa che mi fa vivere peggio, me, e mi fa relazionare peggio con le persone. Una categoria invece di pensiero, sapersi farsi un'idea di come funzionano le cose, di chi sono le persone tendenzialmente, se io lo applico in maniera plastica e funzionale a quello che sto facendo, all'incontro che sto avendo, è in realtà qualcosa che mi aiuta nella vita, mi rende la mia vita migliore e aiuta la relazione, ok? Cioè, come diceva benissimo Costanza, in realtà si soffre di meno. Se io so che le donne tendono a fare queste richieste rispetto alla relazione, che io non sento, insomma, cercherò di venire incontro, non mi metterò meno in discussione e vi di seguito. E si possono fare mille esempi. E, rimanendo però sul filone che stiamo seguendo, no? Perché... che si può dire rispetto al fatto che alle donne piace? È interessante quello che dice una di quelle puericultrici, perché è una cosa eccitante parlare e stare con i bambini, no? Questa è un'affermazione che molte si drizzano i capelli di quelle studiose che hanno portato avanti altri del genere, no? Però, ma si può dire che è vero questo dal punto di vista neurobiologico? Allora, il fatto che le donne sono hanno un'identità nella quale loro si descrivono relazionati in un ambiente sociale è un dato di fatto acclarato da chiunque, anche gli studi femministi. Molti di queste però hanno detto cosa? Hanno detto questo dato lo spiego in un modo, lo spiego come? Dicendo che tutti gli insiemi sociali di persone che sono oppresse tendono a far gruppo e quindi si aprono relazionalmente. Pensate ai ghetti, pensate alle minoranze perseguitate, no? Quindi questa è la spiegazione di un dato oggettivo che alcune branche del femminismo hanno dato al fatto che la donna è oggettivamente e tendenzialmente aperta alla relazione e si descrive come facente parte di un insieme relazionale, no? È una spiegazione possibile, però è teoria. Esattamente come quelle degli studi di genere dei norvegesi, sono teorie. Un dato biologico qual è? Un dato biologico è che alla ottava settimana il feto maschile, mentre prima il cervello è indifferenziato, maschile e femminile, il cervello è uguale, all'ottava settimana al concepimento i testicoli di XY producono il testosterone, che è l'ormone che in qualche modo imprime la mascolinità nel cervello maschile. Il testosterone mascolinizza effettivamente il cervello e ci sono dei cambiamenti dal punto di vista proprio strutturale che portano il cervello maschile ad essere maggiormente, diciamo, ricco di connessioni nelle aree della coordinazione motoria, nelle aree della sessualità, nelle aree dell'aggressività e dello sviluppo della fisicità e della muscolatura. Questo non avviene per la donna. Quindi a 8 settimane, che continua il suo percorso in maniera femminile, a 8 settimane arriva un dato biologico prima di qualsiasi possibile influenza ambientale. Ricordatevi che il norvegese dice le differenze sono solamente nei capelli, nel seno, nelle non so che cosa. E a me mi ha colpito una cosa che ha detto, perché l'intervistatore gli dice ma quindi anche nei sentimenti, nelle cose, e lui invece enfatizza con una certa forza capacity, intelligenza. Perché qual è il punto? Perché tutte queste persone hanno portato avanti questa lotta ideologica
che ha anche nelle sue origini un intento buono nelle sue origini. L'idea è quella che le donne hanno capacità e diritti, e capacità e intelligenza tale da avere gli stessi diritti in campo del lavoro, ma come dice Costanza, questa cosa adesso è quasi se va contro. E mi ha colpito molto la forza con cui lui lo dice, perché loro portano avanti questa idea fondamentalmente per equilibrare questo nel mondo del lavoro. Un altro aspetto che fa il testosterone è che inibisce i circuiti nelle aree del linguaggio. Nella donna invece rimangono attivi. Cioè non li inibisce del tutto, in parte. Se no... Anche perché io come psicologo qua, insomma, farei la fame, se no. Nelle donne invece rimangono attivi e si uniscono a tanti altri, diciamo, pattern. Come diceva Baron Cohen, a un giorno dalla culla, se metti un bambino al centro e gli metti due pattern visivi diversi da una parte e dall'altra, tu già puoi capire... questo è un esempio classico, è un esperimento classico che si fa per capire come funziona il cervello, no? Perché non è che a un bambino gli puoi fare un'intervista, devi capire in qualche modo come funziona. Per farlo gli proponi un pattern e a seconda di quanto tempo ci passa a guardarlo, capisci se il suo cervello sta facendo un'elaborazione di qualche tipo. Quindi se guarda tanto tempo vuol dire che gli interessa, se gli interessa vuol dire che il cervello sta elaborando informazioni. Questo è un modo per fare ricerca sui neonati. Quindi se tu metti un bambino al centro e gli metti due pattern, uno che diceva lui il gioco meccanico, vuol dire qualcosa che si muove e fa rumore, tipo un dindolo, no? E dall'altra parte invece gli metti uno smile, punto, punto, e righetta così, faccetta sorridente. Le donne, le femmine, sono attratte dallo smile, tendenzialmente molto più dei maschi, che sono attratte invece dal dindolo, molto più che le femmine. Quindi, capacità del linguaggio maggiori. Stimolazione rispetto al volto umano, al viso. Faccio un esempio, agli studi sull'attaccamento. L'attaccamento è una motivazione umana per la quale l'essere umano in momenti di difficoltà fa riferimento a qualcuno che è la base sicura, no? Punto di riferimento. Uno studio sull'attaccamento prevedeva che la mamma entrasse in una stanza col bambino con l'istruzione: lascia libero tuo figlio di fare quello che vuole, tranne di giocare con quella cosa lì. Questa cosa è un po' biblica, un po'... E quindi la mamma fa questo. Allora, che succede? Che la bimba femmina guarda il volto della madre 20 volte di più di quanto lo fa il maschio. Se la mamma dice con un certo tono quello no, la bambina lo capisce, il maschio no. Per fermarlo... devi placcarlo fisicamente, così. Ma anche su questo c'è una radice neurobiologica. Un altro studio, scusate se vi sparo tutte queste cose, però così devo fare lo scienziato, vi sparo le scienziaterie. Un altro studio sulla musicoterapia. Cioè, ha senso la musicoterapia, fa bene ai neonati? Ai neonati che nascono prematuri? Quindi fanno lo studio, gli fanno sentire Mozart, che è il campione della musicoterapia, e poi vedono che effetti c'ha. Hanno riscontrato che effettivamente, mediamente, si verifica che i neonati prematuri escono prima, sì, di quelli che non hanno ascoltato. Leonard Sachs, che è un pedagogista americano sulla quale siamo molto basati per scrivere il libro, è andato a vedere questo studio, è andato a vedere che i neonati che sono usciti prima sono tutte donne, cioè tutte bimbe, diventeranno donne. Perché? Perché le
le donne hanno una sensibilità nella gamma delle frequenze acustiche del parlato e anche della musica maggiore degli uomini. Cioè sono capaci di discriminare meglio la variazione anche tonale. Questo è anche qualcosa che è spendibile all'interno di una relazione, quindi la capacità di cogliere certe tonalità piuttosto che altre è un fattore che ti apre la relazione. Poi questo è l'ultimo. Un altro studio ha visto che il neonato inculla se un altro vicino piange, è molto più probabile che la reazione emotiva del neonato sia di empatia e quindi di pianto a sua volta se è femmina rispetto a che se è maschio. Questo. Allora, tutte queste cose succedono praticamente prima di una settimana. Allora, che cosa tranne quella dell'esplorazione? Però questo che cosa vuol dire? Cioè, voi immaginate un essere umano che arriva al mondo, che ha certe caratteristiche, che ha certe. È dotato di un armamentario biologico di un certo tipo. Necessariamente tutte le esperienze successive verranno influenzate da questo, necessariamente. Allora, rispetto alla spiegazione che le donne sono tendenzialmente più aperte alla relazione perché sono oppresse dal punto di vista sociale, io reputo più veritiera una cosa del genere, cioè che c'è una base biologica che fa, che aiuta, insomma, che tende a fornire quelle caratteristiche che come posizione esistenziale la donna ha un baricentro anche nel suo essere aperta alla relazione umana, più dell'uomo. Quella che ho messo qui dietro è la placca del Pioneer. Ci tengo a farvela vedere perché nel 72 hanno mandato questa placca con la sonda Pioneer, appunto. Perché? Perché un tecnico, mentre stavano costruendo questa placca, mentre stavano costruendo la sonda Pioneer, che è la prima che sarebbe andata al di fuori del sistema solare, si è posto la domanda: ma se questa sonda la trovasse un'intelligenza aliena, non sarebbe il caso di dargli qualche informazione rispetto a chi l'ha mandata, dove siamo, no? Quindi hanno contattato il più grande divulgatore scientifico, esperto in intelligenza extraterrestre, che era Carl Sagan, che in collaborazione con la NASA ha prodotto questa placca qui dietro. L'hanno messa sul Pioneer e ora viaggia ai confini dell'universo. Allora, la cosa interessante è che in questa placca quello là sopra, quei due puntini lì, sono lo spin dell'idrogeno, cioè quanto ci mette l'idrogeno a girare su se stesso. E questo dà informazioni spaziali e temporali, perché compie un giro su se stesso in un tot tempo. Dato che l'idrogeno è l'elemento più diffuso nell'universo, questo diventa un parametro di misura universale. Quindi in base a quello, poi questa qua al centro che vedete, questa specie di linee convergenti, sono la triangolazione del sistema solare rispetto a 14 pulsar. Quest'altro qua sotto, invece, è il Sole, tutto il sistema solare, e poi vedete dalla Terra parte la sonda che va fuori. A me piace moltissimo questo, perché loro hanno creato un sistema per decodificare dove siamo. La cosa importante è che hanno creato anche un sistema per decodificare chi siamo, maschio e femmina. Allora, questa è, secondo me, quella, non sapendolo, però hanno mi piace moltissimo questa cosa, perché è stata impressa nel metallo e spedita nell'universo. Cioè, ormai questo è un biglietto internazionale, interuniversale, che è ormai andato, no? Adesso però dobbiamo anche riappropriare. Io ne ho fatto fare una copia che ho lì e la porto ogni volta che mi capita di parlare di questi temi, perché è importante ribadirli. E rispetto alle scuole c'è un rischio, infatti noi ci stiamo attivando molto su questo, ci sono molti colleghi che si stanno attivando e man mano cercheremo di creare delle proposte valide, perché purtroppo molti dei progetti che stanno passando in realtà seguono le linee dei norvegesi, che per quanto
pieni di buone intenzioni, siamo è qualcosa che non corrisponde ai dati di realtà, che potrebbe creare problemi, perché se una cosa non è fatta per bene, crea problemi. E l'unica ultima cosa che voglio concludere è che io più che Faramir sono Boromir, lo devo dire, perché non sono per niente una persona saggia, sono infatti di psicologi che parlano di queste cose ne troverete pochi. No, Boromir alla fine si redime, sono all'ultimo, io non, però io non tradirò mai l'anello, no, la compagnia. E basta così, grazie. Allora vediamo come va a concludersi la vicenda, perché mi incuriosisce vedere con voi che cosa succede quando vengono messi a confronto gli professori, gli studiosi della teoria del genere con questi scienziati e le loro acquisizioni. A un certo punto questo Harald Heia, questo video è stato mandato nel 2010, fatto nel 2009, quindi quegli studi che erano stati presentati erano attualissimi. Det de engelske forskerne sier jo åpenbart veldig på kollisjonskurs med det de norske kjønnsforskerne påstår. Så nå gleder jeg meg veldig til å dra tilbake til Norge igjen og høre med de norske kjønnsforskerne hva de mener om disse funnene. Først møter jeg forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet, Katrine Egeland, og viser henne Simon Barrons forskning på nyfødte. Og jeg forteller henne om Trond Diseths studier som viser at gutter og jenter foretrekker forskjellige leker allerede ved 9 måneders alder. Hva tenker hun om Diseths funn? Jeg tenker at når han observerer dette her, så ser han det han er litt ute etter det. Han er ute etter at det er kjønnsforskjeller og at de er medfødt. Ok, så han finner det han leter etter på en måte? Ja, det tror jeg han gjør. Jeg synes det er interessant å se hvor mye energi man kan bruke på å prøve å forklare for eksempel sånn som kjønnsforskjeller biologisk. Men jeg føler at disse sier jo det er et element av biologi her, og selvfølgelig samfunn og kultur, mens ja. Du er bare på samfunn og kultur. Ja. Og når du ser den forskningen på en dag gamle babyer, om det forandrer ditt syn på at lik behandling av gutter og jenter ville føre til at de får like interesser, Nei, det endrer ikke på det. Nei. Hva er på en måte det vitenskapelige grunnlaget ditt for å si at biologi ikke spiller noen rolle når det gjelder menn og kvinners ulike yrkesvalg? Mitt vitenskapelige grunnlag? jeg har nok et ganske, det du ville kalle en daglig, en veldig teoretisk utgangspunkt. Altså, biologi får liksom ikke plass der for meg. Altså, ja. Og jeg synes nettopp også at samfunnsforskning da skal utfordre tenkning som baserer seg på at forskjeller mellom mennesker er biologiske. Da. Er det samfunnsforskningens oppgave å utfordre biologisk tenkning, bør ikke forskning heller prøve å finne ut hvorfor ting er som de er? Er det ikke en fare for at Egeland bare ser det hun er ute etter, hvis hun på forhånd har bestemt seg for at biologien ikke har noen betydning? Hva med forsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Jørgen Lorentzen, synes han dette er noe interessant? Det som jeg synes er fascinerende med denne vitenskapen, det er jo hvorfor er de så opptatt av å prøve å finne det biologiske opphavet til kjønn? Altså, hvorfor er de så frenetisk opptatt av kjønnsforskjellene? Men når du sier at det ikke er noen medfødte forskjeller mellom jenter og gutter som forklarer deres ulike interesser, hva baserer du det på? Altså, jeg må jo forholde meg til vitenskapen, ikke sant? Jeg skal prøve å si noe om hvordan ting er og hva som henger sammen her. Mm. Og så langt så har ikke vitenskapen klart å vise at det er en genetisk opphav til kjønnsforskjeller. Nei, det vet jeg. Utover det som om det reproduktive systemet. Du anerkjenner jo ikke at de undersøkelser her på en måte viser det på og det er på en måte greit, men... Fordi de har en missing link. Harald, de har en missing link. Ja, men hvordan vet du at det ikke er noe medfødt? Det er det jeg ikke forstår. Nei, men jeg sier at i det øyeblikket vi klarer å vite... Ja, men du har jo sagt at det ikke er noen viktige medfødte forskjeller når det gjelder følelser, interesser, sånne ting.
Hvordan vet du at det ikke er noe? Nei, la oss si det sånn at min hypotese er at det ikke er noen forskjeller. Vitenskapen har ikke bevist at det er noen forskjeller, ikke sant? Og da må jeg jobbe ut fra den, det kunnskapsnivået. Altså, men, du baserer det, men du antar at det ikke er noen forskjeller inntil det motsatte er bevist, på en måte? For eksempel, ja. Ja, men det er interessant. Og dette er ikke noen gode peker ikke i den dette retningen. Dette er svak, vil jeg kalle det svak forskning, ja. Jeg vil det. Ja, er alt det de andre gjør svak forskning? Jeg spør meg, hadde Lorentzen syntes dette var like svagt hvis det passet bedre med hans teorier? Lorentzen sier at de andre forskerne er frenetisk opptatt av å finne biologiske årsaker til kjønnsforskjeller. Men jeg oppfattet ikke dem som så veldig frenetiske. De mente jo ikke at alt handlet om biologi. Tvert imot, det var de norske kjønnsforskerne som mente at ingenting handlet om biologi. Hvorfor er de så skråsikre? Og er det så farlig om det er noe biologisk her? Men viktigst, kan man som forsker virkelig forstå verden hvis man ikke tar alle muligheter i betraktning? Det er en veldig moderat proposal å si at det er en mixtur av biologi og kultur. I'm not saying it's all biology. I'm simply saying don't forget about biology. C'è un video di 40 minuti che vi consiglio di vedere, lo metteremo a disposizione. Proprio appena l'ho visto mi sono ingolfato dall'emozione vedendolo e quindi ho chiamato cose, ringrazio Caterina Masso e Benedetta Scotti che hanno tradotto questo e hanno tradotto dall'inglese e l'hanno sottotitolato. E quindi ci sarà, credo che sarà una cosa importante. Ma allora, a noi, cioè, cosa interessa tutta questa cosa? Perché tutto questo tempo sulla differenza? Ma capite che questo è il punto fondamentale? Perché se questa differenza innata, biologica, confermata, poi ci sono anche aspetti culturali, è innata, è biologica, allora per l'educazione di un bambino equilibrata, la vera differenza è quella tra maschile e femminile. E quindi occorre che un bambino da subito abbia maschio e femmina, se è innata. Visto che addirittura il codice genetico nostro nasce da maschio e femmina, vuol dire che successivamente, psicologicamente, questo bambino anche di questo ha bisogno, che queste sono le due differenze irriducibili e che insieme, accostandole, proponendole al bambino, che in un modo forte, equilibrato, che questo bambino ha bisogno di entrambi. Altrimenti non basta dire, altrimenti è love is love, l'amore è amore. E un bambino ha bisogno di amore e basta. Ma la qualità di questo amore, le caratteristiche di questo amore sono importanti o no? O è sufficiente l'affetto, la cura, la tenerezza? Da chi viene, viene. Oppure se c'è una struttura biologica dimostrata, occorre che questo amore abbia delle caratteristiche e delle qualità ben definite. Questo è un punto fondamentale. Ci sbattiamo così perché a noi interessano i più deboli, quelli che non possono parlare, i bambini, perché per loro non parla nessuno. Altrimenti, che cosa resta? Resta il modo di pensare dei mezzi di comunicazione, quello che vince, perché dove girano i soldi? È MTV. Chi fa opinione è PIF. Lascio la parola a Mario, che ha scritto un libro che è tutto un programma. Voglio la mamma. La mamma, questi bambini? Il seno per questi bambini? Sì, voglio la mamma è indubbiamente nato così, nato dal Covid e Teddy Clara, cioè 3 anni e mezzo, e di là se la ancora sveglia, credo. Io mi impegno pure ogni tanto con lo spirito alla guida, insomma, di ogni tanto curarla quando sta la febbre, starle vicino. Dopo 3 minuti arriva lo slogan, voglio la mamma, cioè vattene. Scusate se parlo da seduto, ma mi prendo il vantaggio del ciccione. Ho molti svantaggi, perché i cosiddetti campioni del liberalismo e della tolleranza
mi riempiono la timeline di Twitter e di Facebook, qualcuno se la legge, di insulti tendenzialmente sul mio aspetto fisico. Uno stasera era molto fantasioso, sono arrivato con una Smart rossa accompagnato, l'ho fotografato per far vedere che sono entrato in una Smart, voi capite che non è un momento d'orgoglio. E uno dei miei insultatori professionisti ha tirato fuori una battuta simpatica, mi ha detto: ma che fanno, ti sgonfiano e ti rigonfiano dentro poi? E tutto sommato ha funzionato, mi ha fatto ridere. E quindi mi perdonerete per l'ala sinistra qui, mi perdona l'emiciclo, se la guarderò ogni tanto, ve lo giuro. Tutto quello che abbiamo detto finora porta a questo. La riflessione, la lettura da donna bellissima di Costanza, l'approccio scientifico di Marco e il filo che ha voluto cucire con grande sapienza padre Maurizio, che è stato un genio a volerci qua, insomma, è un applauso, veramente, veramente bravo, bravo, bravo. Bravo, sai perché? Perché ci sentiamo tutti un po' meno soli stasera, credo, no? Perché poi queste battaglie sono faticosissime, si va veramente controvento, si va veramente controvento e c'è tanto fango in faccia. Io la chiamo la sindrome di Barbara D'Urso. Mediaticamente funziona così, tendenzialmente. Io ho lavorato, qualcuno forse mi avrà visto per un po' di tempo anche a Pomeriggio 5 nei programmi di Barbara D'Urso. Se c'è da discutere l'identità di questa questione, matrimonio omosessuale, utero in affitto, storie come quelle di Piff che abbiamo appena visto, lo schema mediatico è questo: Barbara D'Urso è genericamente favorevole al matrimonio omosessuale, allora convoca un dibattito che è composto da una parte per i favorevoli da platinette, cioè uno simpatico, brillante, che fa la battuta, che sa stare in televisione, di là ti mette Giovanardi e poi dice vabbè discutete, e ovviamente voi capite il meccanismo è vagamente sbilanciato. Ora noi dobbiamo diventare bravi a discuterne, questo è il problema, perché altrimenti vince Piff, d'accordo? Vince Piff, che vi fa passare l'idea che comprarsi a 100.000 euro un figlio si possa fare, che comprare un ovulo di una donna a 100.000 euro e l'utero di un'altra si possa fare. Mi vogliono convincere a sinistra, qualcuno sa forse che fino a un anno fa facevo pure il deputato del Partito Democratico, mi vogliono convincere a sinistra che si possa andare in India, è una sentenza di pochi giorni fa, poche settimane fa, una donna di 54 anni di Milano è andata in India, per poche rupie si è comprata un ovocita, per altre poche rupie si è comprato un utero in cui affittare, da affittare per far crescere appunto l'embrione, per 100.000 dollari si è comprato il figlio di questa donna indiana, se l'è portato in Italia e attenzione, al processo per alterazione di Stato è stata assolta. Questo vuol dire semplicemente che in Italia si può già fare, si può già fare a tutti gli effetti. Una settimana dopo, in realtà era stata condannata per false dichiarazioni, una settimana dopo un magistrato della stessa regione ha detto no, quella che aveva fatto la stessa operazione in Ucraina l'ha assolta sia per alterazione di Stato che per false dichiarazioni. Un magistrato a Grosseto, lo sapete, ha dichiarato una coppia omosessuale iscrivibile ai registri del comune. Io per scrivere Voglio a Mamma ho dovuto studiare un po' di ordinamenti. In India, un ordinamento che riguarda 1.200.000.000 di persone circa, è legale la poligamia. Ora, io voglio sapere se il mio amico indiano, tra l'altro conosco un indiano con 7 mogli, avesse voglia di trasferirsi a Grosseto, quel magistrato mi iscrive le 7 mogli nel registro e poi dopo, se mai muore, diamo 7 pensioni di reversibilità, perché il meccanismo diventa questo, Il meccanismo diventa esattamente questo. Se noi passiamo dall'annullamento dell'identità del maschile e del femminile all'annullamento dell'istituto matrimoniale, sono tutti processi logici, badate bene, hanno una loro costruzione logica. Si passa inevitabilmente al diritto delle coppie omosessuali di generare,
poiché le coppie omosessuali in natura, lo sappiamo che Gino e Peppe, il figlio, non lo possono fare, c'è niente da fare, allora inevitabilmente quella che loro chiamano nella loro neolingua gestazione per altri, e che noi chiamiamo quello che è l'utero in affitto, diventa una conseguenza logica, legale, praticata. Il racconto di quello che abbiamo appena visto è il racconto di una immensa violenza, e noi dobbiamo saper rispondere a un video come quello, ha detto bene padre Maurizio, nessuno ha sussultato. Quella persona, quel bambino ha subito un'enorme violenza perché è stato privato deliberatamente, scientificamente, della possibilità di dire come Clara voglio la mamma. Ed è una violenza di un livello talmente enorme, perché fatta addosso a chi proprio non si può difendere, che davvero io spero che da questa serata che mi ha massaggiato l'anima, diciamo così, mi ha fatto tornare a credere che non siamo poi così pochi, che siamo anzi piuttosto combattivi, possa nascere la sensazione di una battaglia fattiva che comincia nelle scuole, nei luoghi di lavoro, difendendo il maschile e femminile, difendendo la possibilità dei nostri bambini e ragazzi non ascoltarsi le porcherie di Melania Mazzucco. Possiamo dire che sono porcherie, no? Lo possiamo dire. Sarà una grandissima scrittrice, sarà una grandissima scrittrice, ma quando mi sono ritrovato in una trasmissione radiofonica piuttosto importante e mi hanno fatto una testa così sul fatto che ero un oscurantista, perché non consideravo geniale quello che è accaduto al liceo Giulio Cesare, mi è bastato leggere la prima riga e mezzo per veder sbiancare il conduttore progressista della trasmissione, che mi ha detto: no, fermati, non è il caso. E a mia figlia sì, e a mia figlia sì, a mia figlia è il caso. Io penso che le cose abbiano una loro enorme evidenza, abbiano un'enorme evidenza, l'evidenza della ragione e dell'umanità è dalla nostra parte, della ragione e dell'umanità. Mi dicono spesso in ogni dibattito dove arrivano i contestatori col triangolino rosa: ah, tu siete come il Ku Klux Klan, siete quelli che volevano far scendere dall'autobus Rosa Parks. Ve la ricordate Rosa Parks, il simbolo contro la segregazione razziale negli Stati Uniti? E io rispondo sempre quando mi fanno questa obiezione: guardate, state sbagliando tutto. Rosa Parks siamo noi. Rosa Parks siamo noi, perché vi dico una cosa, io a Canale 5, a Mediaset, da Barbara D'Urso, non ci lavoro più. Si pagano dei prezzi, e pesanti. Lo sa Costanza, che viene costantemente messa sotto accusa anche fuori dai confini nazionali, che la Luis ha rischiato di non poter parlare. Lo sappiamo quando lo verifichiamo sulla nostra pelle quanto faticoso sia, in qualsiasi contesto, affermare queste verità evidenti di ragione e di umanità. Badate bene, non perché i cittadini siano contrari alle cose che diciamo noi, io di questo sono profondamente convinto. C'è un mainstream culturale, se volete anche di segmento politico, che ha questa posizione, ma la stragrande maggioranza dei cittadini italiani è pronta ad accettare una battaglia di ragionevolezza e umanità su questi temi. Bisogna farsene portatori, bisogna essere un po' meno timidi e, se permettete, anche un po' meno ben educati. Siamo tendenzialmente tutti molto ben educati, eh? Io sono stato già raccontato come un parolacciaio dal da padre Maurizio, in effetti mi è scappata qualche volta in qualche trasmissione una parolaccia, ma quando ce vo', diciamo, a Roma, insomma. No? Io sono convinto e non posso stare in silenzio quando vedo una storia, qui chiudo, l'ho scritta, l'ho raccontata in Voglio la mamma, che è la storia di Elton John, che è un grandissimo cantante, bellissime canzoni, emotivamente molto trascinanti. Your Song, la tua canzone, una bellissima canzone d'amore.
Ebbene, Elton John, come sapete, è omosessuale e ha deciso di sposarsi, virgolette, con il marito David, si chiamano così. In Voglio la mamma, io faccio lo sforzo di raccontare la vicenda di Elton John, David e del figlio che hanno avuto, diciamo così, usando solo le parole di Elton John tratte da sue interviste. Elton John va incontro a questo desiderio trasformato in diritto, di avere un figlio con il suo David. Ovviamente, per la teoria di Gino e Peppe che abbiamo prima sottolineato, la questione è tecnicamente impraticabile. E allora si fa un bel casting, si trova una donna che si adatta a cotanto seme e la trovano in Canada. Se la pagano 200.000 euro in questo caso, perché Elton John è largo di manica, essendo piuttosto ricco. Avviene quello che immaginate, con, diciamo così, la carineria ulteriore degli sperma mescolati, in maniera che il bambino possa essere proprio matematicamente certo di non sapere né il padre né la madre, così siamo proprio, no? Beh, precisi, insomma, no? Né madre né padre. E lo racconto, vi giuro, con le parole di Elton John. Il momento della nascita di Zach, si chiama così questo bambino, viene adagiato sul petto della madre. Il nome è molto bello comunque. Il nome è bello. Il bambino è adagiato per pochi secondi, poi viene staccato dal seno perché stava cercando il seno, naturalmente, inevitabilmente, la natura, vedete un po', si ribellava immediatamente. E Elton John racconta un momento di pesantissimo imbarazzo di tutti gli astanti, perché il bambino comincia a piangere inconsolato, viene consegnato a questi due omosessuali molto ricchi che se lo sono comprato, ma piange. Elton John racconterà in molte interviste, una particolare al Daily Telegraph, mi avviso terrificante, che questo bambino ha pianto per due anni consecutivi. E lui, per risolvere o provare a lenire il suo dolore, faceva andare il suo jet privato tutti i giorni da Londra, dove è residente, in Canada, per prendere il latte materno della signora e riportarlo a Londra per allattare così al biberon il piccolo Zach. Conclude Elton John questa storia dicendo: quando Zach saprà che non ha una madre, gli si spezzerà il cuore. Badate bene, è consapevole e lucido. Quello che stanno facendo è di piena consapevolezza delle conseguenze di ciò che significa. Io tutto questo l'ho raccontato con un senso di orrore, ma vi assicuro che se andate a leggervi le pagine dei giornali inglesi, dei settimanali inglesi, il racconto di questa vicenda è completamente a tinte rosa, è glamour, è fico. Vedete il progresso, che grandi opportunità che ci dà? E noi, questa è la sfida che stasera proviamo a mettere in campo, contro i falsi miti di progresso, a difesa dei più deboli, perché lo scrivo in Voglio la mamma, chi non ha un bidet al posto del cuore, tra la sensibilità e la debolezza di Zach e due omosessuali straricchi, sa conquistare. Differenza maschile e femminile? No. Love is love. Allora crolla l'istituto matrimoniale. Attenzione, perché le unioni civili e le coppie omosessuali sono sempre state in tutti i paesi europei i cavalli di Troia per arrivare al matrimonio, che serve per avere una legittimazione dal punto di vista sociale. Si arriva al tema degli uteri in affitto inevitabilmente, e che presuppone una cosa, la fecondazione artificiale. Poche parole, questa è una cosa che mi sono riservata io. Ricordo solo alcune cose oggettive confrontate con più medici. Più dell'80% di insuccesso, considerando inoltre la variabile fecondità, nel senso che quando
cresce l'età, la probabilità di insuccesso aumenta ancora. È un business quello della fecondità, della fecondazione artificiale, ha dei costi molto elevati. È una pratica molto dolorosa, molto invasiva, con rischi fortissimi di salute, per la salute della donna. Iperovulazione significa una stimolazione, per quando la natura prevede una produzione di uno, massimo due ovuli, vengono prodotti un numero molto più grande di ovuli, con rischi anche pesantissimi. È un processo, quello della fecondazione artificiale, di una dolorosità incredibile. Testimone sono della rabbia di un ematologo, del bambin Gesù, ateo, che parla e dice, constatando la presenza di malattie, di tumori, di leucemie, di tumori solidi molto diffusi nei bambini nati con fecondazione artificiale, ma nessuno, perché non ci sono interessi a farlo, non si può distruggere una fabbrica di soldi così grande, non ci sono ricerche sulla salute di questi bambini, perché gli interessi economici sono spaventosi, ve lo dice uno che ha fatto economia e commercio, uno che ha fatto la Bocconi, perché di tutte queste cose l'unica cosa che interessano sono i soldi. Sempre e solo i soldi, e tu non vai, non te ne frega niente della salute di questi bambini, dei problemi psicologici, perché nascendo in una coppia che ha avuto questo problema, la pressione psicologica dimostrata su questi bambini è grandissima, richiede comunque un lavoro incredibile. Se la fecondazione poi è omologa, cioè omologa, cosa comporta comunque? Comporta degli embrioni congelati. Sapete cosa vuol dire embrioni congelati? Ma mettetevi nei panni, porca miseria, per una volta, mettiamoci per una volta nei panni di un quindicenne. I quindicenni sono già incazzati col mondo a prescindere. Ma quando, senza che nessuno glielo dice, se lo scopre su Wikipedia, che quella fecondazione omologa comporta che lui ha dei fratelli congelati in un congelatore, ma come starà questo ragazzo? Come starà? Come sta? Quando, perché fecondazione artificiale omologa comporta anche un'altra cosa, eugenetica, il fatto di sapere che lui è stato scelto lui e esclusi gli altri. Perché io sono vivo e gli altri sono nel congelatore? Perché io, perché sano, sono stato scelto e i miei fratelli malati sono stati uccisi? Perché? E quando noi sappiamo che c'è quella terribile sindrome del sopravvissuto che ha portato al suicidio anche quelli che erano ritornati dai campi di concentramento nazisti, ancora una volta, sentendosi dicendo, ma perché io sono vivo e gli altri no? Queste cose non interessano. Allora, preparando questo incontro, mi sono detto, come parlare a questa gente, a queste persone? Quale taglio? Qual è l'ascoltatore ideale? Io ho pensato che l'ascoltatore ideale è un missionario, cioè vi lanciamo una missione. Siete 600 persone, una marea. Andate in Roma, preparateci il terreno, trovate dei contatti, trovate dei teatri e noi giriamo per Roma. Veniamo a Roma a dire queste cose a casa vostra. Questa è una battaglia, non è una battaglia politica, non è una battaglia necessariamente religiosa, è una battaglia di tipo culturale. Voglio proprio vedere che cosa succede. Voglio proprio vedere che cosa succede, a portare e a fare dire queste stesse cose nella nostra amata, perché io ormai la sento proprio mia come città, anche se si sente che non sono romano, questa città me la sento proprio nelle ossa, non vedo l'ora di andare in periferia, andare a Centocelle a dire queste cose qua, a Torbella, io voglio andare in periferia a dire queste cose, io voglio vedere la gente incazzata, perché per questo bisogna arrabbiarsi, non per quel pirla di Grillo che sta parlando in questo stesso momento. Se non ti arrabbi per queste cose qua, per che cosa ti arrabbierai nella vita? Per che cosa? Per che cosa?
Se invece la fecondazione artificiale è eterologa, abbiamo già la trasmissione, il programma Generation Creon di MTV. Ormai sono fenomeni da baraccone i figli nati con l'eterologa. Questi che vanno alla ricerca di loro origine. Perché da dove vengo? Una domanda che ce l'abbiamo tutti. Da dove vengo? E comincia a roderti chi è, e poi scherzano tra di loro. E questi con le telecamere a ridere e a rimanere così. Fenomeni da baraccone. Come nei circhi, quello piccolo, quello nano, quello deforme, che venivano messi così. E adesso le telecamere. Cryo Generation. Chi è lo Sperminator? Così dicono tra di loro. Quello che ha fecondato tutto. E i problemi della salute chi se ne frega? Questo che in una stessa area ha sperminato la cosa, quindi tu magari vai a letto con tua sorella con problemi di salute. Eh sì! E noi, esattamente come, anziché essere indignati come nel circo della farfalla, noi ridiamo. Ridiamo di fronte ai fenomeni da baraccone. Tanto non siamo noi. Allora, vedete il passaggio? Tu vivi perché sei sano, fecondazione artificiale. Tu muori perché sei malato. Mandiamo il video. Cara futura mamma. Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marcharte. Podrá correr hacia ti. Il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école. Como todos. Il ne sera même. Et pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'd be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Potrà lavorare e ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Io che tesco. Quasi possibile. E spa pareil per tutte le mere. Dear future mom. Tuo figlio potrà essere felice. Come la sono io. E tu sarai heureuse aussi. Vero mamma. Genetica sono i sani che decidono chi ha diritto di vivere. E è stata una pratica sperimentata e attuata sempre dal regime nazista. E un modo era proprio quello, bisogna accusare sia i parenti che i medici di famiglia di non valutare adeguatamente la gravità di tale minorazione, si parla dei Down, in particolare nel caso dei bambini mongoloidi, la cui felice disposizione o amore per la musica veniva indebitamente interpretata come motivo di ottimismo. Allora, vedete, l'eugenetica porta alla
all'aborto e sull'aborto lascio la parola a Mario per i numeri, a Costanza per l'esperienza come donna con tante donne, con tante amiche. Io dirò poi solo una parola finale. Io vi dico solo che il video che abbiamo visto ha commosso il mondo, tutto il mondo, ma nessuno sa, pochi sanno, che in caso di diagnosi prenatale il 96% dei bambini Down viene abortito. In caso di diagnosi, virgolette, infauste, anche diciamo, più pesanti, si arriva a livelli da 769 aborti su 770 casi. In Francia, avete sentito, molti bambini Down parlavano francese. In Francia ci sono deputati che hanno esplicitamente affermato che l'obiettivo è arrivare dal 96% al 100% di aborti. È un'opzione. Non è un'opzione di cui parlano i nazisti. Se ne parla a Princeton, la culla del pensiero americano. Mi sentite mai parlare di Peter Singer, grandissimo e colto campione degli animalisti. Eppure questo grandissimo campione degli animalisti è a favore dell'infanticidio. Avete capito bene? Infanticidio. Sostiene che i bambini si possono uccidere anche dopo che sono nati ed è preferibile farlo nei primi 30 giorni di vita, altrimenti i genitori si affezionano. Questo è l'orrore. E attenzione, perché è lo stesso orrore che poi porta un anziano malato ad avere come soluzione in Belgio e Olanda, perché lì la legge l'hanno già fatta, l'iniezione di cloruro di potassio, cioè l'eutanasia, per lo stesso identico principio. Conseguenze logiche, ancora una volta, conseguenze logiche. Se accetti quella premessa, a questo arrivi, inevitabilmente. Singer non è un pazzo, ma se io posso abortire legalmente il 96% degli embrioni, dei bambini, dei feti, che usate l'espressione che volete, laici o religiosi che siate, affetti da sindrome di Down, perché no un bambino di 20 giorni con la spina bifida? Perché no un anziano che è nel letto di dolore, nel suo viaggio estremo? Ma attenzione, aprire questi cancelli, apre la strada all'inferno. In Belgio e Olanda sono già 20.000 gli anziani soppressi. I numeri, ricordatevi i numeri, che sono una cosa decisiva, perché si capisce tutto con i numeri. 20.000 le persone soppresse legalmente per eutanasia. 10.000 di queste non hanno dato il consenso esplicito che pure la legge richiede. E i medici, infatti, in questo momento stanno facendo una battaglia in Belgio e Olanda per l'eutanasia involontaria, cioè che la valutazione sull'eutanasia del paziente sia semplicemente medica e non del paziente o dei familiari. Ancora una volta, è conseguenza logica, perché è una vita non degna di essere vissuta, come quella abortita dal bambino Down. Capite di che rilevanza enorme è questa battaglia che da oggi dobbiamo affrontare contro i falsi miti di progresso? Questa roba arriva sulla nostra pelle, sarà carne, sangue, i nostri figli, i nostri genitori, i nostri nonni, noi stessi. Se passa tutto questo, se questo brodo di cultura vince, se noi saremo timidi, silenziosi, incapaci di resistenza, periremo noi. Io dico sempre, l'umanità con quei presupposti, anche quelli che sembrano timidi, anche genitore 1, genitore 2,
sta costruendo, magari negando anche solo la parola mamma, la premessa per la negazione di sé. Non c'è niente di più importante, secondo me, di una resistenza su questo punto. Grazie. Allora, no, sul tema dell'aborto non so veramente da che parte cominciare. Intanto volevo raccontare che quando aspettavo il primo figlio, avevo 27 anni, e mi è stata consigliata, cioè quando sono andata alla prima visita mi hanno detto, vabbè, intanto che ero ancora in tempo, perché ero un po' giovane, quindi ero ancora in tempo per rimediare se volevo. E poi subito, visto che volevo andare avanti, mi hanno fissato l'amniocentesi, che io non sapevo neanche cosa fosse, poi mi hanno spiegato che era per capire se il bambino era down e che c'era comunque qualche possibilità di perderlo. Però insomma, comunque almeno ero sicura che fosse sano. Ovviamente noi abbiamo deciso di non fare mai, neanche con gli altri figli, questo tipo di controlli, cioè i controlli che servivano solo a sapere non li abbiamo fatti, abbiamo detto tanto insomma. E però questo è stato mai, qui c'è una ginecologa che la pensa diversamente, però normalmente questo tipo di controlli vengono incoraggiati perché i medici normalmente preferiscono evitare qualsiasi tipo poi di recriminazioni, cause, problemi, e nel dubbio, quando la cosa è dubbia, normalmente dicono che c'è qualche problema, è meglio eliminare, casomai riprovare. Io c'ho un sacco di amiche anche diciamo virtuali che mi hanno scritto di diagnosi di bambini con problemi che poi invece si sono rivelati sani, e non oso pensare quanti bambini sono stati abortiti per diagnosi sbagliate. E c'è proprio una cultura della morte diffusissima. Io però soprattutto volevo parlare del fatto che credo che le donne siano state fregate dalla legge sull'aborto, che sono state veramente che le donne sono le prime vittime, perché queste cose in realtà non le sanno sempre, cioè fanno tante, credo che tante donne abortiscano senza neanche rendersi conto di quello che stanno facendo, perché sono appunto incoraggiate o comunque non dissuase, nessuno che sta vicino, nessuno che è pronto a farsi carico magari dei loro problemi, e soprattutto quelle delle generazioni precedenti. Io ho lavorato con una collega che ora non c'è più e che è stata una delle madri della legge 194, e litigavamo sempre, ma proprio a cassette beta lanciate in redazione. Lei diceva: tu non ti rendi conto quanto abbiamo sofferto noi abbiamo fatto gli aborti nel salotto di casa mia con Emma Bonino che aspirava con la pompa della bicicletta, tu non sai quanto abbiamo sofferto noi. E io dicevo: ma io proprio perché penso che le donne soffrano che combatto contro, perché credo che ogni aborto abbia due vittime, il bambino e la madre mancata, perché veramente ho sentito tanti racconti di donne che poi dopo non si sono mai perdonate, anche perché se una non riconosce il proprio errore o peccato, che vogliamo chiamarlo, cioè non riesce neanche a perdonarsi perché non lo guarda in faccia, non lo ammette. E conosco tantissime donne che poi sono state devastate, che si sono trovate davanti alle scuole, agli asili, per tutti gli anniversari dell'aborto, per tutta la vita, immaginare il bambino come sarebbe stato, quanti anni avrebbe avuto. Altre che mi hanno raccontato che hanno subito degli stupri e non hanno denunciato perché pensavano che fosse la giusta punizione per quello che avevano fatto, altre che poi non hanno più avuto la possibilità di avere figli, hanno vissuto con questo terribile rimpianto. La sindrome post-aborto, tra l'altro, spesso causa depressioni gravissime, a volte sindromi di, non so, dipendenza dall'alcol, abuso di psicofarmaci, tra l'altro anche con costi insomma sociali e sanitari.
Però in realtà non se ne parla mai, è vietatissimo. Un'altra delle cose per cui mi hanno insultato a Radio 24, che ho detto che secondo me andrebbe proibito. E quindi tu vuoi costringere la donna a tenere il figlio? Io penso che comunque ogni vita accolta, cioè non credo che esista al mondo una sola donna che abbia partorito e poi si sia pentita di avere accolto quella vita, mentre ne conosco tantissime, ma veramente tante nel mio ambiente, diciamo, del giornalismo, soprattutto di una certa generazione un po' precedente. Era quasi un rito di passaggio per molte delle mie colleghe più grandi, quasi una tappa obbligata, e poi sono rimaste tutte segnate da questo dolore tremendo. Però ormai è passato, cioè purtroppo sappiamo che la legge fa cultura, ormai è passato come se niente fosse. E invece io credo che si potrebbe tentare, non lo so, di rimettere in discussione questa cosa, perché vedo che da questo orecchio in realtà anche le donne più agguerrite, più decise a difendere la liberazione sessuale, l'autodeterminazione, però quelle che hanno incontrato questo dolore tremendo, in realtà quando da questo orecchio ci sentono, cioè quando per esempio Grazia mi ha intervistato per l'ultimo libro e mi hanno detto: guarda, quando sono arrivata a quella pagina sull'aborto, proprio veramente con tutta la simpatia, però veramente proprio non posso essere d'accordo con te. E allora ho frenato la Giovanna d'Arco che è in me, ho cercato di capire che magari poteva esserci un trauma dietro queste parole, una sofferenza, e appunto ho detto a questa collega che in realtà la battaglia contro l'aborto è anche una battaglia per la difesa della donna, e poi volevo appunto una battaglia che per proteggere la donna da questo dolore tremendo che la segnerà per tutta la vita, e poi, a meno che appunto non riconosca e non si perdoni con la grazia probabilmente di Dio. E poi volevo dire che credo che un po' non so se dire successo, ma insomma l'attenzione che i miei libri hanno forse suscitato, credo che sia dovuta al fatto che noi donne ci hanno detto dal 68 in poi, la catechesi del mondo, che anche il mondo fa le sue catechesi, ha cercato di trasformarci in tigri aggressive, dominatrici, emancipate, autonome, mentre riconoscere che il meglio della nostra vita, il meglio della nostra vocazione è fatta per difendere la vita, per difendere l'altro, soprattutto quando è debole, per aiutare l'altro nel riconoscere la propria vocazione. E io penso che questo in realtà non si dice mai, ma è qualcosa che è scritto dentro ogni donna, e che quando tante mi hanno scritto, io ho sempre vissuto così, ma pensavo di essere matta o pensavo di essere la sola, e vederlo scritto, qualcuno mi ha scritto: mi sono quasi annoiata a leggere il tuo libro, perché sono tutte cose che io dico e ripeto da anni, però sui giornali normalmente o sui libri non hanno diritto di cittadinanza. Io credo che sia veramente qualcosa che è scritto dentro il cuore di ogni donna, e conosco un sacco di donne che hanno scoperto questa cosa magari tardi e che vivono anche col rimpianto di averla scoperta tardi, e magari di avere anche di essersi aperte alla vita tardi, di aver avuto magari un solo figlio o poi ognuno ha la sua storia. Però ecco, io penso che per le generazioni prossime ci sia... il nostro compito sia anche questo, cioè di risvegliare nelle donne la gioia, la bellezza della nostra vocazione, che è prima di tutto appunto quella della difesa della vita. Questo incontro è stato un esperimento, cioè dovevamo vedere, anche testarci, vedere come farlo per rifarlo, e niente, la prossima volta che lo rifaremo dovremo asciugarci per lasciare lo spazio
anche alle domande, perché purtroppo noi alle 24 qua tutto deve essere chiuso e non possiamo abusare della generosità e della disponibilità. Un'ultima parola su questa fotografia, ecco, se noi pensiamo che il nazismo è il comunismo, i regimi totalitari sono alle spalle e non è un rischio di adesso, che Mordor è ieri e non è oggi, vabbè, allora questa fotografia non ha grosso valore. Questo uomo, August Landsmesser, l'unico che platealmente non fa il saluto nazista, ecco, io vorrei che questi fossimo noi. Non è facile. Oggi è esattamente così. Oggi dire che la potenzialità più grande, dire che tutti noi siamo stati una cellula, tutti noi, una sola cellula, e che quella è la potenzialità più grande, uno zigote con un codice genetico differente rispetto a quello della madre e del padre, unico e irripetibile. Tutti noi siamo stati uno zigote e di fronte a una potenzialità così grande noi la difendiamo. È questione di ragione. Dire questa cosa qua, occorre accettare come un corpo unico, un solo uomo, vi proponiamo di essere così e di fare questo, cioè di, scusate l'immagine un po', di riprenderci Roma e andare in giro a parlare per Roma. Vi auguriamo buon riposo e vi ringraziamo per questa serata. Andiamo per Roma.